In arrivo 149 milioni di euro per l'adeguamento antisismico delle scuole della Campania. Attanto ammonta il finanziamento concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione per consentire l'attuazione di un piano triennale destinato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici campani. I 149 milioni si vanno ad aggiungere ai 48 milioni destinati alle province e città metropolitane già assegnati la scorsa estate per gli edifici scolastici. I dati ad ora sono drammatici. Dal report di Lega Ambiente Ecosistema Scuola 2017 è emerso che solo nel 28,5% degli edifici scolastici della regione è stata eseguita la verifica di vulnerabilità sismica. Un patrimonio edilizio vecchio se si considera che il 61,2% risulta edificato antecedentemente all'entrata in vigore della normativa antisismica del 1974 e che vede più di un edificio su due necessitare di interventi urgenti di manutenzione. In Campania sono stati monitorati 474 edifici scolastici frequentati da oltre 108.000 studenti e il report ha riguardato tre capoluoghi di provincia di Napoli, Salerno e Avellino. Le nuove risorse economiche in arrivo, grazie al secondo riparto di risorse del Fondo Nazionale per il finanziamento degli interventi in edilizia scolastica, serviranno a migliorare sensibilmente questo dato. Siamo nettamente la prima regione d'Italia, ha detto l'assessore regionale all'istruzione Lucia Furtini, per investimenti che vengono programmati nel campo della messa in sicurezza e della prevenzione del rischio sismico per gli edifici scolastici. Grazie ai criteri approvati in Commissione Istruzione, il Governo ha finanziato il piano triennale di interventi 2015-2017 per l'edilizia scolastica, dove abbiamo dato priorità all'adeguamento antisismico delle scuole. Grazie a queste risorse sarà possibile dare concretezza ad uno sforzo senza precedenti rivolto al miglioramento e alla messa in sicurezza delle scuole.